E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi è un video che sinceramente non volevo fare, però vi spiego un attimo. Io prima di fare il lavoro che faccio adesso, ovvero l'operatore ecologico, lavoravo in un supermercato, facevo il panettiere in un supermercato e ho lavorato fino a quando, diciamo, è scoppiato un po' questo caso del coronavirus. E già lì, quando c'è stato l'assalto ai supermercati, io, diciamo, ero lì in prima linea, ero comunque, facevo il panettiere, ero dietro i banchi, però comunque vedevo la gente che comunque si accalcava senza comunque un senso. E diciamo che stamattina, e anche parlando un po' con gli ex, sentendo un po' degli ex colleghi, stamattina ho visto delle scene che mi hanno lasciato un po' sbigottito, un po' male. C'erano supermercati che aprivano alle 9. Ho visto fuori da questi supermercati già a un quarto alle 8, ragazzi, una fila esagerata. Se aprono alle 9 i supermercati, l'utile che vado lì a un quarto alle 8, più di un'ora prima per far la fila. Cioè, stare fuori al freddo. E in più si vede comunque gente abbastanza su di età. Quindi dici, ragazzi, se vi dicono di stare a casa, state a casa. Uno c'è la possibilità di far portare la spesa a casa, oppure di prenotarla online e farvela arrivare a casa, oppure passare dai supermercati e prenderla online, diciamo. Così avete meno il passaggio dalle casse, andate, la ritirate, pagate, punto, fine, stop. Oppure ci sono negozi di paese che ormai fanno servizio, che vi portano a casa la spesa. E c'è ancora gente che si mette un'ora prima dell'apertura dai supermercati, fuori dai supermercati, a far la fila. Anche perché adesso, vabbè, lasciano entrare un po' alla volta. Quindi, ragazzi, cioè, non c'è bisogno di fare la calca fuori dai supermercati, ragazzi. Poi, se andate al supermercato, cercate di portarvi a casa il necessario per almeno una, due settimane, non dico un mese, però almeno una settimana. No, invece c'è gente, soprattutto gli anziani, che vanno al supermercato per prendere un etto di prosciutto cotto, un etto, un panino, no? Cioè, ragazzi, cercate di stare a casa. Io adesso, finito il lavoro, vado a casa e sto a casa. Cacchiarola. Non è difficile da capire, eh? La spesa, va bene, fatela. Per una settimana almeno. Che se no guardate quante ambulanze che ci sono in giro. E ne è passata un'altra. Cioè, ragazzi, non si sta scherzando qua, è una cosa seria. Statevene a casa. Sacco di gente in giro col cane. Va bene, da portare fuori il cane, ce li ho anch'io i cani. Però uno, se avete il giardino, per il momento evitate di portarlo fuori. Cioè, può cagare benissimo in giardino col cane. Invece di pulire e prendere sulla cacca dalla terra, dalla strada, ce l'avete in giardino.
la tirate su in giardino e c'è gente che fa l'operatore ecologico apposta, vi porta via la merda. Guardate, gente che va con... non si corre! E si va a casa! Che cacchio! Attività fisica, si può fare benissimo a casa, una corda, si salta la corda. Ragazzi, si sta a casa! Se non è questione di necessità, si sta a casa! State a casa! Oh! Fa un video sfogo questo, perché sennò non usciamo più. Cioè, capisco se dovete andare al lavoro, però per un etto di prosciutto non mi sembra a caso di andare a fare spesa. Che io davvero speravo per Pasqua, però a sto punto mi sa che anche Pasqua salta. Quindi ragazzi, più stiamo a casa, più stiamo meglio tutti e non usciamo fuori da sta cosa. E magari almeno le vacanze estive le possiamo fare. Ok ragazzi, se no andrà a finire che neanche le vacanze estive, eh? Quindi ragazzi, per questo video è tutto.